Benvenuti in questa nuova puntata di Moda e Modi. Oggi con me qui in studio ci sarà un ospite speciale che arriva direttamente dai grandi schermi di Rai 1. Sono con l'attrice Gloria Radulescu. Benvenuta Gloria. Grazie a voi per avermi invitata. Come stai? Com'è andato il viaggio? Bene. Mancavi a Napoli da un po', giusto? Sì, dicevamo prima che mancavo da 6 anni più o meno. L'ultima volta sono venuta qui per girare una serie con la regia di Giulio Manfredonia. Ho lavorato con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada e giravamo tra l'altro dove andremo dopo, sul lungomare. Sul lungomare, che meraviglia! Come tutti sappiamo, tu sei la protagonista femminile della serie televisiva in onda su Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Sì. Però prima di parlare di Marta, il personaggio che interpreti, io vorrei cominciare da Gloria e parlare un po' della tua infanzia. Facciamo un tuffo nel passato. Nel passato. Gloria bimba. Gloria bimba è stata una bimba che ha avuto veramente un'infanzia bellissima, un'infanzia spensierata. Un'infanzia con i nonni, immersa nella natura. Io mi dico sempre, ero una piccola zingarella a piedi scalzi che correva nella terra. E sempre curiosa del mondo, curiosa di tutto quello che mi circondava, della vita, proprio in tutto, qualsiasi cosa. Ero sempre lì a chiedere a mia mamma, e perché? E che cos'è questa cosa? Quindi ho sempre esercitato dentro di me questa profonda, sì, curiosità. Tu hai iniziato da piccolissima a farti strada nel mondo della televisione con le serie televisive da Provaci Ancora Prof a Don Matteo. Sì. Però com'è nata questa tua passione per il cinema? Allora, io dico sempre che in realtà la recitazione mi ha cercata, non ho cercato io questo mondo. Io frequentavo il liceo artistico. E all'epoca si affacciò un'associazione culturale nel mio liceo chiedendo a noi ragazzi di partecipare a questi laboratori per avere i famosi punti di credito, non so se te li ricordi, sì, no? Sì, che alla, sì. alla maturità tu portavi questi punti di credito. E queste associazioni culturali, insomma, ci chiesero di partecipare a diversi laboratori e c'era sia il laboratorio di recitazione che il laboratorio di scenografia. Io scelsi scenografia. Non scelsi recitazione, perché io non sapevo neanche cosa fosse quel mondo e non volevo assolutamente farne parte. Un giorno, come accade nei film, ero nel laboratorio di scenografia con le mani in pasta, stavo sistemando delle cose con la colla vinilica, con i colori, con la cartapesta, ero proprio lì a inventare, a creare questa scenografia per lo spettacolo. A un certo punto si affaccia un ragazzo e mi dice: scusami, c'è una ragazza che purtroppo non è potuta più venire qui nel laboratorio di recitazione. Potresti venire a leggere tu il copione al posto suo? Io lo guardo spaventata e gli dico: guarda, no, sono molto timida. Io ero molto timida da piccola, non parlavo per niente. Quindi mettermi a fare questa cosa davanti a tutti per me era proprio impossibile. Non me lo faccio ripetere 2 volte. Lascio quello che stavo facendo, vado in quella stanza, prendo questo copione in mano e appena leggo, dentro di me sento proprio una fiamma, qualcosa che si muove, qualcosa che arde. Ho cominciato a dare voce a Gloria attraverso un personaggio, perché io ero molto timida, appunto, ti dicevo prima, non parlavo. Però dentro di me è scattata quella cosa, ma forse posso dare voce a Gloria attraverso qualcun altro. E quindi posso conoscermi meglio io, e quindi posso capire, posso empatizzare meglio con qualcuno e magari con qualcuno che ha la mia stessa timidezza, il mio stesso bagaglio emotivo, il mio stesso dolore. E da lì mi sono innamorata del teatro e ho subito curiosato un po' nel mio paese se ci fossero laboratori di teatro e mi sono poi iscritta in una scuola di teatro che ho frequentato per 2 anni. E dopo questa esperienza poi, come è arrivato il primo lavoro? Cioè, dopo questa esperienza teatrale di 2 anni, che comunque è un percorso abbastanza lungo, dove penso tu abbia imparato veramente le arti proprio del mestiere, qual è stata la tua prima proposta? Allora, farei un passo indietro, nel senso che prima della proposta c'è stata la scuola, c'è stato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, che io ho frequentato grazie alla mia insegnante di teatro che ho conosciuto in Puglia, perché sono cresciuta appunto in Puglia, in provincia di Bari.
con i miei nonni, con la mia mamma e con mio fratello. E quindi lì ho frequentato il teatro ed è stato lì dopo i 2 anni che la mia insegnante di teatro mi ha detto: Gloria, se tu di questa passione, di questo sogno vuoi farne un mestiere, vuoi vivere di questo, devi uscire dal paese, sennò qui non ti vede nessuno. Prova ad andare a Roma, ci sono delle scuole importanti, c'è la Silvio D'Amico che è una scuola prettamente di teatro, arte drammatica, e c'è una scuola invece di cinematografia, il Centro Sperimentale. Provo la Silvio D'Amico, passo la seconda, diciamo, la seconda fase e poi non riesco ad accedere all'ultima fase, quindi non riesco ad entrare. Centro Sperimentale, vengo presa subito. Primo provino, eravamo in 800. A me non sembrava vero, quando mi arrivò l'esito, me lo ricordo ancora, ero a casa con mia mamma e mio fratello, stavamo mangiando questo piatto di tortellini in brodo, arriva un messaggio su WhatsApp, un ragazzo scrive: complimenti per chi ce l'ha fatta. Io il cuore in gola, perché non avevo visto ancora il mio nome, avevo visto soltanto questa notifica sul telefono, lascio il cucchiaio proprio nella minestra, vado in cameretta e dico a mia mamma e mio fratello: non mi seguite perché devo vedere se effettivamente è successo. Quando vedo il mio nome al quarto posto, perché poi su 800 siamo stati presi in 12, 6 attrici, 6 attori, ho cominciato a piangere perché lì ho capito che stava cambiando la mia vita. Io in paese stavo bene, avevo la mia storia d'amore, avevo il mio lavoro, avevo il teatro, avevo i miei amici, avevo mamma, la mia zona di comfort, come dicevamo prima, no? E quindi avevo paura, ero spaventata di lasciare il paese per andare in una grande città da sola. Ma come si vive in una grande città? Io mi ricordo ancora il primo giorno a Roma, quando presi l'autobus per la prima volta. Uno spavento, disse: ma come ci arrivo a casa? Ma come faccio a vivere in questa città? E invece poi, piano piano, col tempo, il mio carattere ovviamente si è fortificato, sono cresciuta, mi sono evoluta come donna e di conseguenza anche il mio percorso artistico poi è cresciuto di pari passo con la mia evoluzione, no? Stando in un posto, in un'altra realtà, in un posto più grande. Ad un certo punto, infatti, della tua vita arriva la proposta, Il paradiso delle signore su Rai 1, dove tu interpreti il ruolo di Marta. Sì. Quanto è cambiata da allora la tua vita? Tanto. Tanto, tantissimo. E sono grata tantissimo alla mia insegnante, appunto, di teatro che ho conosciuto in Puglia, che per me è stato un faro. Io dico sempre: le persone che incontriamo sono dei fari nella nostra vita. Ci fanno comprendere delle cose, ci lanciano dei messaggi e ci aiutano un po' a capire forse qual è la strada, no? da prendere, da percorrere. E quindi sicuramente esercito sempre la gratitudine, cioè nel senso sono grata alle persone che ho incontrato e che mi hanno stimolato in questo percorso. E quando è arrivato quel ruolo non ci credevo, ero proprio molto emozionata e quando ho cominciato ad interpretarlo ho visto proprio l'affetto del pubblico, l'affetto delle persone che per strada quando mi incontrano mi chiamano Marta con il nome del personaggio ed è meraviglioso perché mi fanno sentire a casa, cioè mi fanno sentire un po' la loro nipotina, la loro figlia, che comunque è entrata questo personaggio, questa donna, Marta Guarnieri, è entrata nelle case di tutti gli italiani. E quindi ha lasciato un messaggio importante, perché lei, lo sappiamo, è una donna anticonformista, una donna che lotta per avere i suoi diritti, è una donna indipendente, è una donna che comunque lancia dei messaggi molto positivi, molto buona. Quindi l'ami, ma non perché la interpreto io, l'ami perché per il profilo che hanno disegnato su di lei è un profilo che si fa amare, è una persona affabile, molto aperta. E quindi non pensavo che restituire tutto questo con il mio lavoro potesse poi avere un riscontro così positivo. Tu prima hai detto una cosa molto importante, hai detto: io come attrice indosso le vesti di qualcun altro. Sì. In cosa ti rivedi in Marta e quali sono secondo te le differenze? Sicuramente io e Marta siamo indipendenti, siamo donne indipendenti, donne che ce la vogliono fare da sole, siamo due donne, siamo io e Marta. Quindi due donne indipendenti, no? Due donne forti, due donne che si vogliono staccare dal nucleo familiare per andare ad inseguire un sogno. Marta ha il sogno della fotografia, Gloria ha il sogno della recitazione, quindi bene o male questi percorsi simili. Di differenze? Guarda, semplicemente il periodo storico.
Marta ha vissuto negli anni 60 e Gloria è in quest'epoca, ma non trovo altre differenze, l'ho sentita molto, molto vicina a me, sia a livello proprio emotivo, come bagaglio emotivo, come bagaglio di intelligenza emotiva e di indipendenza e di scelte importanti che ha affrontato. Noi riprendiamo fra pochissimo, sì. Voi intanto restate con noi. Eccoci di nuovo con la bellissima attrice Gloria Radulescu. Allora Gloria, abbiamo parlato del tuo ruolo nelle vesti di Marta, nella serie televisiva Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 e parlavamo appunto del cinema. Com'è cambiato il cinema negli anni? Com'è cambiato il cinema negli anni? Secondo me sono cambiate proprio le persone negli anni, è cambiato il senso di comunità. Prima si faceva gruppo. Prima, quando si usciva dalle accademie, la gente aveva voglia di fare, aveva proprio una fiamma dentro che ardeva e c'era condivisione. E io sento che oggi manca un po' questo senso di fare gruppo, di fare cinema anche con un budget a volte illimitato, però non vuol dire che dietro ad un budget illimitato non ci sia un grande sogno, non ci sia una grande idea, non ci sia un grande messaggio da lanciare là fuori nel mondo. Perché tutti abbiamo una storia da raccontare, tutti abbiamo qualcosa da dire. E se stiamo sempre ad aspettare che arrivi il provino giusto, il film giusto, il tempo passa, la vita è una. Quindi in questo momento è il momento presente che dobbiamo sfruttare nel buon modo possibile, come facendo gruppo, come si faceva una volta. Io mi ricordo, io Ettore Scola non l'ho conosciuto, quindi non me lo posso ricordare, però ho visto tanti film di Ettore Scola. Ettore Scola aveva una cosa bellissima, secondo me, e coinvolgeva tutte le persone, anche il semplice macellaio, il semplice contadino, e chiedeva a quelle persone così semplici, così genuine, di partecipare in un film, in un qualcosa di corale, perché tutte le persone per lui avevano qualcosa da dire e da raccontare, quindi il gruppo, la comunità. Quindi secondo me questo è un po' quello che è stato il passaggio nel cinema di una volta e nel cinema che proviamo a fare oggi, che è bellissimo, non voglio assolutamente dire il contrario, però sento che manca questa cosa e che noi possiamo invece coltivarla e portarla come un messaggio là fuori per fare cose meravigliose. Dopo questo ruolo, questo importante traguardo, cosa ti auguri? Qual è la tua massima ambizione e aspirazione artistica? Mi auguro di fare un film al cinema e proprio perché poco fa ho detto che il tempo è importante, il tempo è sacro, la vita è una, almeno su questa terra è una, poi non lo sappiamo dove andremo, però siamo qui per evolverci, no? Per migliorare come esseri umani. Il mio sogno è di portare la mia storia al cinema. E io ho affrontato un viaggio nel 2016 molto importante, sono stata in Romania alla ricerca di mio papà e quindi questa storia molto importante, molto forte, voglio raccontarla. Sto ultimando un romanzo, che è appunto il romanzo della mia vita, e voglio che da questo romanzo si crei poi la possibilità di fare un film. E ci stiamo lavorando con degli amici, appunto ho creato questo gruppo proprio perché credo nella condivisione, quindi mi faccio portavoce di questa cosa, ma poi agisco in quello che dico, quindi non rimane solo poi la parola. E poi spero di lavorare nel cinema con registi italiani che stimo. Tuo papà è rumeno, invece è rumeno. Tua madre è italiana. Papà rumeno, mamma napoletana. Io nata a Roma e cresciuta in Puglia, quindi ho un po' un mix di culture differenti. Sì. Noi ci seguiamo anche un po' sui social, no? Sì. E io ho visto che da un po' di tempo a questa parte ti sei anche avvicinata ad una sorta di dimensione spirituale, no? Sì. Dove hai un po' ritrovato te stessa, ma come è avvenuto questo cambiamento e perché? È avvenuto quando ho capito che dovevo cominciare ad amare me stessa, quindi è un amor proprio, un amore personale, e dovevo abbracciare la bimba ferita che c'è dentro di me e che c'è in ognuno di noi. Ognuno di noi ha un bagaglio emotivo, ognuno di noi ha un passato, ognuno di noi ha delle ferite. Vuoi per un conflitto familiare, vuoi per un conflitto sul lavoro,
Le dinamiche e i motivi possono essere infiniti. Quando ci avviciniamo alla spiritualità, lo spirito, quindi l'anima, quando capiamo che alla fine dobbiamo fare semplicemente un lavoro con noi stessi, accettare quello che è arrivato nella nostra vita, che può essere appunto un dolore, le dinamiche che elencavo prima, e avere un ascolto interiore, fare pace con se stessi, perché è con noi stessi, è col nostro corpo, è con il nostro cuore, è con la nostra mente che resteremo per tanto tempo, fino a quando poi chissà dove andremo. Quindi se non stiamo bene noi, con la nostra anima, con il nostro spirito, come fai? Se rimani tormentato da questi demoni, da queste cose, ma perché? La vita è meravigliosa, è meraviglioso stare con se stessi. E mi ricordo c'era questa frase che disse Don Fabio, un prete che ho conosciuto tanti anni fa, e lui disse questa frase proprio semplice, però che ti fa riflettere. Lui disse: è nel silenzio che arrivi ad un dialogo di verità con te stesso. Quindi solo quando sei in silenzio con te arrivi a contatto con il tuo sé più vero, e allora ti conosci, allora capisci perché faccio quello che faccio, perché sto qua, perché devo rimanere in collera con qualcuno, ma chi me lo fa fare? No, come si dice a Napoli, ma chi me lo fa fare? Ma veramente, ma chi ce lo fa fare il fegato amaro? Ma perché è così bello stare bene e imparare dagli errori? Perché poi gli errori servono proprio per imparare. Quindi l'amor proprio, tornando alla domanda, è perché ho vissuto così tanti conflitti nella mia famiglia e anche per altre dinamiche. A un certo punto non volevo più stare in quel sentimento lì, in quel sentimento di rancore, volevo evolvermi come essere umano e volevo lasciare un esempio migliore. Quindi magari i miei genitori hanno fatto il possibile, hanno fatto tutto quello che potevano, poi si sono separati, mio padre è andato via, e io potevo stare sempre in collera con mio padre che ha scelto di andare via? No, io vado oltre e dico, vabbè, prima di essere stato mio padre è stato un uomo che ha affrontato le sue scelte, quindi io posso essere migliore. Sei riuscita a ricucire le tue ferite ad oggi? Sì, perché ho capito... Innanzitutto ho fatto questo viaggio per sapere dove fosse lui e purtroppo, ahimè, sono arrivata un po' troppo tardi in questo viaggio. Quando sono arrivata lì a cercarlo, mio papà non c'era più da un anno, ma io non potevo saperlo, non sapevo che lui non ci fosse più. Però è stato bellissimo così, perché la lettura che ho dato io a quel viaggio è stata: la vita mi ha preservato da qualcosa. Forse non ha voluto farmelo conoscere perché dovevo conoscermi io e dovevo smetterla di stare in guerra con questo padre che non c'è stato. E lì proprio mi sono arresa, mi sono affidata alla vita e ho detto: ma la vita è così bella. E sono tornata a casa con questo bagaglio che poi ho scritto nel romanzo e, come dicevo prima, dal romanzo spero di farci un film. Però hai affrontato bene, insomma, questa cosa, nel senso tu non ti aspettavi una cosa del genere, l'hai presa un po' con una sorta di... Sì, perché quando ho deciso di affrontare questo viaggio, io mi aspettavo tutto meno che la morte. E tu quando vai lì dici, vabbè, lo incontrerò, lo conoscerò, chissà cosa mi dirà, mi aspetto una porta in faccia, mi aspetto che magari non mi vuole conoscere, ma non mi aspetto la morte non era prevista. Io non l'ho mai conosciuto, il mio papà, lui è andato via quando avevo 4 anni, era ritornato in Romania, ma nessuno sapeva più niente di lui, proprio volatilizzato nel nulla. E quindi l'amor proprio per questo, cioè nel senso ho smesso di stare in collera con delle cose che non mi appartengono, alla fine sono scelte di altri e noi dobbiamo imparare ad essere migliori. Questo ho compreso io nella mia spiritualità, nei miei viaggi zen, come dicevi prima, sono andata in Sri Lanka proprio per ritrovare questa dimensione, questo ascolto interiore. Poi sono una persona molto curiosa, lo ero da bambina e lo sono rimasta, quindi mi piace anche conoscere diverse religioni, diverse filosofie di pensiero e poi da quelle traggo il mio pensiero di vita. Se dovessi dare un ultimo consiglio a chi magari ha dei conflitti interiori, come dicevi tu, ognuno ha un proprio disagio dovuto ad un motivo oppure ad un altro, qual è il consiglio ideale che ti senti di dare? Di esercitare l'empatia, perché l'empatia è quella che manca oggi, empatizzare con il dolore dell'altro e di mettersi nei panni dell'altro fino in fondo, perché è facile giudicare, è facile dire però tuo padre non si è preso la responsabilità, alla fine è lui che ha deciso di avere 2 figli, ha sbagliato lui. Però non sappiamo il corpo di dolore che si portava quell'uomo, perché non è riuscito a
crescere i suoi figli. Magari era un figlio che non era stato amato a sua volta e quindi non riusciva a dare amore. Ognuno di noi ha qualcosa dentro che si porta inevitabilmente dietro, ti ripeto, dalla famiglia, dalla società, dall'amicizia, da tante cose. E quindi il consiglio che do ai giovani è di esercitare l'empatia, di imparare proprio a mettersi nei panni dell'altro, ma con tutte le scarpe, fino in fondo. Di esercitare empatia e ascolto, questo. Gloria, grazie per questa bellissima intervista, anche perché oggi abbiamo conosciuto un lato di te che non riusciamo a percepire attraverso uno schermo, no? Il tuo lato interiore che a parer mio è il più bello, quindi grazie. Grazie a voi. Termina quest'altra puntata di Moda e Modi. Oggi ho avuto il piacere di avere in studio la bellissima attrice Gloria Radulescu, che ci ha parlato un po' delle sue esperienze televisive e ci ha avvicinati al mondo del cinema e delle fiction. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Alla prossima!